Eccoci qui. Mille francobolli inutili, perché qui piego di libri. Un po' qua che ci sta, non c'ho proprio idea. Si è fatto una specie di... Attenzione, perché sembra facile, ma questo è stato un buon impacchettatore. Forse c'è una carriera mancata da impacchettatore. Ah. Saggi tascabili la terza. Ah, questa è roba buona. Ah, eccolo. Ah, Hillman, intervista su amore, anima e psiche. A cura di Marina Bear. Non è male questo libro, eh? Mitico James Hillman, autore de Il saggio su Pan, libro fantastico, libro fantastico. Queste sono edizioni interessanti dell'epoca. 12.000 lire costava, saggio tascabile da terza. Bellissimo. Prima edizione del 1983. Marina Bear, non conosco. 184. Intervista. Allora, qui c'è proprio l'intervista. Vediamo l'indice però. Allora, il libro c'è qualcosa scritta, qualche sottolineatura a matita, ma non infastidisce, anzi, c'è da pure qualche simpatica cosa. Vediamo l'indice. Biografismo. La psicanalisi e le scuole, patologie anima, la terapia, i sogni, l'immaginabile, junghismo e cristianesimo, lavorare, il vecchio e il nuovo, amare. Interessante, sempre queste fantastiche cose. Eccolo qua. Ma è molto semplice il libro in realtà, non c'è l'introduzione però, cioè non c'è una... c'è solo questo piccolo così. Piccola scrittura iniziale sull'intervista. Un'intervista non ha l'arte di produrre il proprio tempo, è semplicemente accorciata e condensata tecnicamente. Vabbè, insomma, questo è una cosa così. E poi inizia subito con l'intervista. Hillman, che grande. Allora, chi è Hillman? Questo qua, nato ad Atlantic City, ebreo-americano, raccoglie nella sua formazione influenze dei tre continenti in cui ha vissuto: America, Europa e India. Direttore del Carl Gustav Jung Institute di Zurigo, attività terapeutica a Dallas. Chiaramente non è più tra noi il man. In rotta col mito dell'analisi, al di fuori di ogni scuola, al di là di Freud e Jung, Hillman prospetta in questa intervista una psicoterapia per il 2000. È il mondo intero che è malato, è l'anima mundi che va curata. Dobbiamo liberare l'anima dalla prigione dei concetti che la opprimono. Dobbiamo riprendere un linguaggio più antico e più ricco, il linguaggio di Venere, il sapore, il colore, il corpo.
Conversatore brillante e raffinato umanista, Hillman spiega qui le proprie teorie e riflette sulla pratica terapeutica sullo sfondo di una situazione che tutti ci accomuna. La dimensione postmoderna che ci avvolge, la cultura estetica che ci attraversa, l'immaginario collettivo che smuove la società di massa, i traumi che scuotono il villaggio tecnologico. Molto attuale, a me interessava leggere qualcosa sull'anima, in realtà, questo è il perché ho ordinato questo libro, eccolo qua, su amore, anima e psiche. Buona serata a tutti.